Buonasera a tutte ragazze e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo nuovo video è un video tag, sono stata taggata da Loretta del canale Note di Profumo, a cui mando tanti baci e ringrazio per tutte le cose carine che mi dice. E è troppo carina e quindi le mando un grande bacio. E rispondo subito a questo tag, scusate, sono un po' distrutta stasera, però. Vabbè, allora iniziamo subito. Le domande sono 9. Ok, vediamo un po'. Che cosa ne pensi dei giveaway? Ne hai mai fatto uno? Sì, ne ho appena fatto uno e anzi sto preparando il pacchettino da inviare alla ragazza che ha vinto ne farò un altro, ne farò altri sicuramente, diciamo se arrivo a 500 iscritti, ne farò sicuramente un altro, oppure se non ci arrivo lo farò a Natale dell'anno prossimo, perché giveaway, già l'ho detto, natalizio, mi piace tanto. E quindi non mi piace pure il fatto che una persona aspetta un pacco e gli rubo, diciamo, un sorriso, nel senso che quando, almeno anche io quando apro i pacchi e so quello che trovo, i prodotti che arrivano, sono super contenta e immagino anche chi diciamo, riceve il regalo dei giveaway, perché se partecipa a giveaway, vuol dire che i prodotti che insomma ho fatto vedere erano interessavano, insomma, piacevano, quindi sono ben contenta di fare felice qualcuno e quindi sì, li continuerò a fare. Mi sono poi troppo divertita e quindi sì. Domanda numero 2: hai mai avuto un commento infelice? Se sì, come hai reagito? Allora, fortunatamente ancora non ho avuto commenti infelici, ma comunque da settembre che comunque sono su YouTube e quindi ancora non mi è mai capitato. Spero che non mi capiti e se mi capiterà la reazione, mi dispiace se sono dei commenti troppo troppo infelici, però alla fine ci sta anche quello, insomma. E che cosa ne pensi delle nuove restrizioni di YouTube riguardo la monetizzazione? Quindi 1000 iscritti, 4000 minuti di video visualizzati nell'ultimo anno. Allora, io devo dire la sincera verità che la diciamo ho scoperto di questa monetizzazione da quando sono uscite queste nuove regole di YouTube. Non sapevo neanche che c'era modo di attivare questa monetizzazione, ma comunque a me non interessa. Io sono da tanto che sono su YouTube perché mi piace guardare video, recensioni e quindi lo scopo del mio canale è comunque recensire prodotti che possono interessare anche ad altre persone con cui mi trovo bene, beauty, libri e tutto quello insomma che faccio nel mio canale. Quindi assolutamente quello non è il mio scopo, sinceramente non mi interessa ricevere i soldi da YouTube, poi se me li vuole tanto, un giorno io sono ben accetta, insomma, non si rifiuta niente, però no, non mi interessa assolutamente. E ho fatto delle sponsorizzazioni perché comunque mi piace far conoscere altri canali che io vedo e che so e sono validi e mi piace che crescano in modo che diciamo da avere dei confronti con altre persone. E io mi sto divertendo tanto, nel senso mi piace che le persone mi chiedono delle opinioni e sono contenta di poter accontentare tutte. E mi piace sentire le opinioni e recensioni altrui, quindi guardo spesso e commento i video e quindi questo è quello che fondamentalmente mi interessa di più. Anche collaborazione con aziende, se un giorno mi capiterà, sono ben contenta perché comunque è sempre un recensire dei prodotti che magari un'azienda manda e quindi parlarne ad altri e può essere utile insomma agli altri per conoscere altri prodotti. Ok, e questa è la 2. La domanda numero 3. Oddio. 3. La domanda numero 4. Quali sono i video che non riesci a sopportare?
Allora, in realtà se io non sopporto un video non lo, cioè, lo chiudo proprio, però sì, sono quei video magari che diciamo spesso litigano tra di loro, oppure magari c'è un titolo che può essere magari un titolo forte, alla fine apri il video e tutt'altro. Quello è una cosa che non è che, diciamo, non che non sopporto, che comunque non mi interessa, poi alla fine lo chiudo e ciao, chi se ne frega. Ognuno fa quello che vuole. E domanda numero 5: hai mai girato videoclub? Sì, globa, videovlog ti piacciono? Non ho mai girato un videovlog. Sì, mi piacciono perché spesso vedo dei vlog di altre persone e potrebbe capitare che lo faccio, chissà perché no. Domanda numero 6. Cosa ne pensi di tutti i YouTubers che hanno un'ansia spasmodica di far crescere il canale? Oddio, sinceramente ognuno poi fa del proprio canale quello che vuole e un'ansia spasmodica forse perché ci lavorano, forse per quello, però sinceramente non penso nulla, nel senso che ognuno decide quello che vuole fare del proprio canale e magari hanno quest'ansia perché magari ci lavorano e quindi giustamente essendo l'unico lavoro hanno un'ansia di far crescere il canale. Comunque, insomma, questo non mi è indifferente, nel senso ognuno, come vi ho detto già, fa quello che meglio crede. E che cosa ne pensi degli YouTubers che ti incitano all'iscrizione al loro canale, pollice in su e attivare la campanella? Ma sinceramente io non lo faccio, ma perché nel senso sono sicura che se a una persona piace il mio canale o diciamo gli piace il mio video, sicuramente metteranno il pollice in su e si iscriveranno al canale. Attiva la campanella, oddio, insomma, dipende. Anche io devo essere sincera, non attivo le campanelle di tutte perché altrimenti mi esplode il cellulare perché mi arrivano tantissime notifiche perché sono iscritta a tanti canali. E no, io sinceramente non penso nulla, nel senso che, anzi, mi piace pure quando dicono iscrivetevi al mio canale e mettete un pollice in su. E sono simpatici, mi piacciono, io non lo faccio, ma perché dico tanto comunque se gli piace o è. Mi si iscrivono e mettono il pollice in su, non c'è bisogno che glielo ricordo io, insomma. E, domanda numero 8: quali video trovi ridicoli e perché? Oddio, ridicoli. E questa è sempre la domanda più o meno di prima, con quella che parla dei video che non riesci a sopportare. Quelli che trovo ridicoli e quelli che appunto. Diciamo poi ridicoli, no, mi dispiace quando delle persone YouTuber se litigano tra di loro e quindi diciamo sono molto forse perché magari sono dispiaciuti o che ma ridicoli non ci sono video ridicoli. Video magari che si potrebbero evitare perché insomma non c'è bisogno insomma di litigare tra di loro oppure non è molto facile questa domanda perché ridicoli no, però ecco come vi dicevo prima non mi piacciono quei video appunto acchiappa visualizzazioni appunto quelli che usano dei temi forti o dei temi diciamo che acchiappano, diciamo, come si dice a Roma, visualizzazioni e quindi poi tu quando apri il video trovi tutt'altro che non c'entra nulla, non è proprio il massimo, però insomma, vi ripeto, ognuno fa quello che vuole, per carità. Domanda numero 9, tagga 5 persone per questo video tag. Allora, io taggo, vabbè, tutti quelli che lo vogliono fare e 5 persone, io le taggo, poi ragazze, se lo volete fare, altrimenti. Allora, taggo Rossella Sagittario, taggo Iuna, che è una nuova iscritta,
taggo Cristyle e taggo 4 Monia Channel, che è sempre molto carina, sono sempre persone molto carine con i loro commenti. E poi taggo chi posso taggare? Me ne manca uno. Sweet Vanilla. Sì, che è un ragazzo che fa dei video, mi fa troppo ridere, è troppo simpatico e mi piace tanto. Quindi taggo anche lui. E se non l'ha già fatto. E niente, e questo è tutto. Sono stata molto veloce, spero che. Ragazzi, io vi mando un bacio grande, mi sbrigo, faccio la cena e vado a vedere Sanremo perché sono curiosa quest'anno di vedere Sanremo perché ci stanno tanti cantanti che mi piacciono e poi condotto da Baglioni, la mia presentatrice preferita, Miscia Lunziker, è tutto stupendo. Vi mando un grande bacio e vi auguro una buona serata.